Benvenuti signori su Anchor, nuovo gioco che il Paradosso ha deciso di provare in questo gameplay. Come possiamo vedere subito, questo gioco è in stile Minecraft e sinceramente mi auguro vivamente che creeranno delle service, delle texture pack, perché sinceramente questo gioco fa cagare, almeno di grafica fa cagare. Allora, siamo andati in modo, abbiamo premuto l'ingresso, abbiamo creato il personaggio, modalità normale, speriamo di non aver fatto una scelta stronza. La cosa interessante è che prima di iniziare questa partita siamo andati a farci un giro nell'altra mappa, quella arena. E nella mappa arena ci stavano accette, arco, frecce, torce. Ogni ben di due gli ho fatto man bassa perché avevamo solamente 4 slot disponibili. Cosa strana però, quando siamo usciti da quella mappa e abbiamo aperto questa mappa, la nuova isola, voilà, l'inventario, le cose che avevamo preso là erano ancora presenti. Allora, o è un bug del gioco, o è un... non lo so. Comunque, vista la difficoltà del livello normale, presumo che sia stata una buona scelta. Ora bisogna vedere se questa cosa qui si ripeterà anche sulla prossima in futuro. Comunque, da quello che ho visto, gli zombie sono abbastanza tranquilli. Probabilmente si attivano quando arrivi nel loro raggio d'azione. La cosa speziosa che ci stanno, da quello che non potete vedere in arena, un gran numero di armi, coltelli, katane, frecce, archi, alla faccia del cazzo. Un'arma veramente OP, l'arco di frecce. Vediamo se, se sono così OP. Infatti non potevano essere, come si dice, OP con tutti questi giorni. Ok, abbiamo capito che quelli striscianti sono quelli che sono più cacacazzi. Da notare che il gioco lagga. E tenete presente che abbiamo messo tutte le impostazioni al minimo. E nonostante siano tutte al minimo, lagga a bestia sto gioco. E mi chiedo com'è possibile che una merda cubetta come questa laghi così tanto. Oh, stanno facendo il trenino, ciu ciu! Affanculo, il lag in questa situazione è veramente mortale. Perché si blocca il gioco mentre quello mi sta attaccando e tanti saluti a secchio. Vabbè, è già qualcosa che si può guidare, peccato che la benzina è veramente poca. Ecco, bravo Pirlo, ti sei incastrato, che è una bellezza. Adesso come te ne esci? Ah, sta beccando pure. Mazza quanta roba, però ci sta troppa gente in giro. Io direi che mi di scolpire un po' questo mucchio di stronzi e dopo andare a prenderci qualcosa per curarci. Mamma mia, i parametri sono già così alti, pane, sede, sei radioattivo che sta calando
la barba della vita in un modo incredibile. Salta. Ah, questo è interessante. Bloccato vicino a un micro, vanno dall'altra parte. Ora appena torni, subito ti vengono via. E ti stanno proprio facendo il culo quadrato, è meglio che ritorni su quei cassonetti o ti vai a mettere la parte. Perché questo trenino, secondo me, è pericoloso. Mamma mia, sono tutti barbati come puttane al momento dell'incontro principale. Si posso dire, ecco, questa è strana. Un hangar verticale e tu ci sali come se stessi salendo sopra di... veramente strano. Era interessante questo gioco. Strano ma interessante. Ecco. Cioè tu stai contro un muro, loro ti vedono che sei dall'altra parte del mondo. Avvicinati. Vai giù e vengono. Torni su e vengono. Dobbiamo giocare un po'. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. L'intelligenza artificiale di questi zombie fa veramente cagare. Ecco. Due, avanti. Bambola, si pone incatastati qua di sotto. Adesso te ne direi di sfoltirli uno per uno. E wow. Un colpo, un centro. Mira meglio. Forza che forza ce la facciamo. Ancora due. Ci manca uno, te lo vedi? Assurdo, lo vedi? Ecco, ma lo sento. È efficiente. Non lo sapevo, stai proprio con una goccia di sangue in vita. Quindi tu le frecce. Cioè, devi finire proprio con questo qua che tu rompi palle. Io ti sconsiglierei. No? Ecco. Bravo. Rinasci. E rinasciamo. L'unica cosa positiva è che la vita ti ritorna a me, però stai completamente nudo, non c'è un cazzo. C'è proprio un cazzo. Ecco. Ero tenuto a dare il saluto con questo sciampo. Sei morto per colpa di quello? No, no, sali sopra, speriamo che ci sta qualcosa. Ci sta pure una bella sorpresa. Questo è quello. Piccone. Gli abbiamo la testa? Eccolo che arriva. Quindi. Fatto un giro, vediamo quello che troviamo. Non avere scopiti, come un cazzo. Munizioni, almeno quello. Fucile e torcia. Ok. Vediamo se puoi chiudere.
Suppongo che modificare, per cambiare di mirino, l'ottilatore, e... Ah, buono. Mi sembra che questo fucile con giuste munizioni sarà molto molto utile. Sì, lascialo qua, senza munizioni, non devo portarci un po' molto presto. Questo che cosa va a finire? Ma non trompe coglioni! Windows, se non sta in movimento si oscura. Sto stronzo rimasto qua tutto sto tempo, che cazzo? Vedi di muoverti. Mamma mia, quanto lagga! Ma com'è possibile che una merda del genere laghi tanto? Cazzo, questa è una giocazione molto molto lenta. Ce la fai a beccarlo con un paio di colpi? Uno, due, tre. Ora devi scendere a vedere. Munizioni? Sì, non ci sta nessuno di vedere. Ah, già sei pieno. Ti sembra il momento di sistemare i parametri? Se fosse meglio che non colpisci uno alla volta. Eccolo, pronto? Uno, due, tre, liscio. E te l'ha lasciato? Che è sto coso? Aprilo un po'? Se ti baglio. Cazzo! È uno zaino! Cos'è? Più slot per portare cose? Minchia, questa sì che è un colpo di fortuna. Anzi, se è un colpo di culo. Allora fa una cosa, più tutte le munizioni che vuoi, e appena trovo un fucile che possa essere usato in questo misura così, gira il pallettone. Che è quella cosa bianca? Ma riesce? Guarda che quella è la pallina, fa parte dello scenario, non è da bambino. Ma perché va così a scatti? Possibile che lagga così tanto? Mamma mia! Ma abbiamo messo le impostazioni a me, ma è possibile che lagghi tanto? Questa è una cosa, se sto gioco si blocca proprio mentre stai in uno scontro, io te lo dico subito, sei morto. Ah, si arriva anche con un pilone strisciante, parlando appunto di lag. Vabbè, raggiungi quelle case, così ti riposi un poco. E questo completo l'ho pure fatto, prima di questo. Sa che se continuo a lagare tanto questa volta non mi ci sono. Infatti. Facciamo tappa con le case là.
такой объем отправленного взгляда. Не тут, то тут у меня ничего не было. Мы будем затронуть на другую зону, просыпаться на полную жиру вон там. Я не знаю, когда мы строим каждый момент, это что строим через таблетку. Окей, добавим на цену, то есть что после мы прям на момент, то есть